Nasce da una discussione finita male con insulti rivolti a un familiare, quindi è una cosa che non mi sembrava accettabile. E abbiamo deciso di fare causa e quello che avremmo, il risarcimento che avremmo ottenuto, avevamo già deciso di destinarlo a questo gioco inclusivo che la mamma della piccola Sofia ci aveva chiesto. Quindi un gesto brutto che alla fine però ci ha permesso di realizzare un intervento importante. E questi giochi inclusivi sono giochi importanti che piano piano come amministrazione stiamo provando a mettere in tutti i parchi. La disabilità è un tema importante, molto forte, che io per esempio la sento perché la vivo anche in famiglia e tutti noi ci riempiamo la bocca dell'accessibilità, di tanti temi, ma quello che conta è i ragazzi che poi diventeranno uomini e dovranno vivere tutta la loro vita nella disabilità hanno un sacco di situazioni difficili da affrontare. Quando sono piccoli è magari un pochino più facile perché gli amichetti sono più vicini, poi man mano che l'età cresce i problemi salgono, quindi il sentimento nei confronti della disabilità non è solamente un posto H o una rampa per far accedere le carrozzine, ma è stare vicino a queste situazioni difficili non solo quando hanno 5, 6, 7 anni, ma quando hanno 20, 30, 40 o 50, allora diventa un pochino più difficile per tutti. Sono molto soddisfatto perché è una richiesta che sentivamo molto, è stata una scelta spontanea. L'idea di questo gioco è nata qui, proprio qui davanti, assieme all'assessore Belloni, facevamo presente questa esigenza ed è stata un'idea sua, quella di mettersi a disposizione a fronte di un risarcimento che avrebbe ricevuto e che ha ricevuto e ha donato parte di questo risarcimento per far fronte ad un'esigenza che purtroppo è reale. Quindi a lui va il nostro ringraziamento, la nostra soddisfazione e non è l'unico perché sono due per fortuna i giochi inclusivi di questo parco, il secondo, anzi il primo installato è il dondolo a cesto e quindi ci gratifica il nostro impegno.